Inizialmente paura, perché innanzitutto non sai fino a che punto si possano fermare. Dopo parte la rabbia, perché oggi sono stato io, domani chi è? Ieri chi è stato? Prima le minacce e gli insulti, poi due colpi dritti al volto. Questa è la triste cronaca di un'aggressione omofoba che si è consumata in pieno centro, ad Arezzo. Sicuramente la normalità non sono le aggressioni fisiche, però lo sono le molestie, lo sono le aggressioni verbali, gli insulti, lo sguardo della gente sempre addosso. Vittima dell'aggressione Giacomo, 22enne, studente universitario di psicologia, che lo scorso sabato attorno alle 21:30 è stato preso di mira mentre camminava lungo Corso Italia. Mi passa accanto un gruppo di ragazzi, all'incirca 7 o 8 persone, e uno di loro inizia a chiamarmi Frocio Ricchione. E lui continua insistendo, dicendo: se non ti sposti ti metto le mani addosso. E letteralmente nemmeno il tempo di finire la frase mi ha colpito in faccia. Immediata la chiamata al 112 per un intervento. Sono arrivati, però inizialmente non hanno potuto fare niente, appunto perché il ragazzo era fuggito. Però all'incirca dopo un'ora ero andato in piazza Sant'Agostino aspettando i miei genitori e rivedo il ragazzo. Chiamo nuovamente i carabinieri, che riescono anche loro a fermarlo e a identificarlo. Giacomo invece si è recato al pronto soccorso per farsi refertare. Mi hanno dato 4 giorni di prognosi. Sulla vicenda è intervenuta anche la sezione aretina di Arcigay con un riferimento diretto alla discussione ancora in corso per l'approvazione oppure la modifica del testo del DDL Zan, disegno di legge contro l'omotransfobia. Sicuramente non sarà una legge a far sparire tutti i reati, questo è ovvio. Ma dare un input all'educazione al fine di prevenirli è il minimo che uno Stato debba fare.